Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, oggi andremo a leggere un libro insieme. Non credo riusciremo a finirlo perché non è un libro cortissimo ed è un libro di un certo peso morale, però ho deciso di provare la modalità del reading vlog che non ho mai fatto e vediamo un po' cosa ne esce. Sperimentiamo insieme. Innanzitutto sono le 9 qualcosa del mattino, quindi andiamo a farci un caffè perché sennò la sottoscritta schiatta. E poi iniziamo il libro che vi farò vedere dopo. Venite con me a fare il caffè. Allora, caffè alla mano, vi faccio vedere qual è il libro in questione che andremo a leggere insieme. Ho già preparato qua tutto l'occorrente che mi servirà per annotarlo, perché questo sarà un libro da annotare sicuramente. E partiamo. Allora, innanzitutto il libro è Una giornata di Ivan Denisovich. Per chi non lo sapesse, questo libro non è stato possibile pubblicarlo in URSS subito, quando è stato scritto dall'autore che è Salgenitsin, ma è stato pubblicato molto dopo, proprio perché Una giornata di Ivan Denisovich racconta una giornata di questo carcerato all'interno dei gulag, quindi dei lager staliniani. E è un romanzo che deve essere abbastanza pesante dal punto di vista morale, però non ho mai visto recensioni o letto persone che appunto recensivano questo libro, quindi poi vi dirò la mia. E questa edizione Einaudi contiene anche altri due racconti molto famosi di questo autore, che sono La casa di Matriona e Accadde alla stazione di Kacetovka. O Kacetovka, non so dove cada l'accento. Comunque, anche La casa di Matriona l'ho più o meno studiato quest'anno, quindi magari essendo più corto potremmo poi andare a parlarne, però oggi volevo proprio iniziare Una giornata di Ivan Denisovich, che non è lunghissimo, ma neanche super corto, e appunto vi dicevo, per la per l'effetto che potrebbe avere su di me dal punto di vista morale, non so se me la sento di leggerlo tutto in un giorno, comunque circa 150-160 pagine. Quindi, a dire la verità, abbastanza cortino, però adesso vediamo. Allora, la prima cosa che vado a fare, che adesso vi faccio vedere, però prima ve la spiego, è quella di andare a dividere i tre racconti, e per questa volta voglio usare questi post-it che sono nuovi, non li ho mai usati da nessun'altra parte, e andare a dividerli. Penso che farò azzurro, giallo e verde, e in base ai post-it che userò per dividere i racconti farò la stessa cosa con questi, che invece sono molto più fini, vedete, per andare a segnare ogni cosa all'interno del racconto. Adesso vi faccio vedere come farlo. Ok, allora partiamo con questi. Spero si veda tutto perché vi dirò che la posizione in cui sto registrando è abbastanza scomoda, però a noi non ci interessa. Allora, La giornata di Ivan Denisovich, proprio come racconto, ho deciso di farlo con questo azzurro, quindi ne prendo uno. Ho già cercato il racconto, eccolo qua, e vado a metterlo un po' più sporgente rispetto agli altri, ma non troppo, all'inizio. Voilà, questo è il risultato. Pure storto, signori. Qua la precisione è tutto in queste cose, così è troppo sporgente. Ok, ci siamo. Così tutte le volte so che questo è da dove inizia il racconto Una giornata di Ivan Denisovich. Dopodiché andiamo a prendere il secondo racconto,
che è la casa di Matriona. La casa di Matriona io lo vorrei verde, se riesco a prendere, ecco. Quindi andiamo a prendere un segnalino verde e non lo metto alla stessa altezza, lo metto sotto, perché anche questa cosa dei post-it che si sovrappongono, quando posso non farli sovrapporre, mi turba. Voilà, anche il secondo messo. E poi il terzo racconto, che è, ops, scusatemi, Accade alla stazione di Kacetavka. Vi giuro che poi cercherò l'accento di questa parola e vi dirò esattamente dove va. Lo voglio giallo, quindi anche questo lo vado a mettere qui sotto. E la cosa bella di questi post-it è che se anche li mettete sopra le parole non ve le coprono, quindi riuscite tranquillamente a leggerle. Voilà. Una volta che ho i miei post-it fissati in questo modo, vado a prendere il mio racconto, matita alla mano, e iniziamo a leggerlo. E già vedete l'inizio. Alle 5 del mattino, come sempre, diedero il segnale della sveglia, picchiando il martello contro un pezzo di rotaia appeso alla baracca a comando. Il suono intermittente penetrò a fatica i vetri, attutito dalle due dita di ghiaccio che li coprivano, e cessò in fretta. Con quel freddo, nemmeno il sorvegliante aveva voglia di stare a martellare a lungo. Allora, per adesso si stanno descrivendo un po' le vicende e la vita all'interno dei gulag, sono a pagina 18, si legge abbastanza velocemente, molto scorrevole, e ovviamente questa vita è molto dura, molto difficile. Seguiamo le vicende attraverso uno dei personaggi, che è questo Shukov. Adesso vi leggo una parte perché vorrei fare una riflessione. Allora. Poi un altro palo dove, al riparo dal vento per non far vedere una temperatura troppo bassa, tutto brinato, pendeva un termometro. Shukov si accostò speranzoso alla colonnina bianco, lattiginoso. Con 41 gradi sotto zero non dovevano mandarli al lavoro, solo che quel giorno non c'era verso di raggiungere nemmeno i 40. Ora, qua siamo all'estremo nord, nel senso che di solito i gulag, i lager, venivano costruiti in posti estremamente freddi, quindi verso la Siberia o in Siberia. C'è da dire una cosa, che il primo anno di università la nostra insegnante madrelingua, che aveva all'incirca una cinquantina d'anni, ci ha raccontato la stessa cosa, nel senso che nel momento in cui in Russia non si toccavano i meno 41 gradi, loro erano comunque costretti anche da bambini ad andare a scuola, quindi c'erano meno 40 gradi, loro dovevano prendere, uscire ad andare a scuola. È vero che la Russia è un posto estremamente freddo, quindi i meno 20 diciamo che perdurano per quasi tutto l'inverno, però ragazzi, meno 41 gradi,
Io neanche riesco ad immaginarmeli, poi io sono super freddolosa, però questa riflessione che Salzhenitsyn fa all'interno del libro è una cosa che poi si è mantenuta anche negli anni dopo, perché appunto la mia insegnante avrà avuto una cinquantina d'anni. Di conseguenza mi ha fatto molto pensare al fatto che sì, è vero, la Russia è un paese estremamente freddo, però certe cose non sono cambiate. E appunto, se c'erano meno 40 gradi, chiunque, bambini andavano a scuola, persone andavano al lavoro, non so come si facesse a avviare le macchine o robe del genere, perché spessissimo in Russia le lasciano accese, sempre, per il semplice fatto che se le spengono non riescono più a riaccenderle fino a primavera. E niente, questa era la riflessione che volevo farvi, adesso vado avanti, poi se trovo qualcos'altro di interessante vi dico. Allora, piccolo aggiornamento fin dove sono arrivato, ho letto una quarantina di pagine perché devo anche studiare. Questo libro è molto scorrevole. Ovviamente, prima non ho precisato, Shukov, il protagonista, è Ivan Denisovich, soltanto che Ivan Denisovich è nome patronimico, Shukov è il cognome e viene chiamato così all'interno del lager. Ci tengo a precisare che i lager erano campi di lavori forzati. Nient'altro, poi le condizioni erano tremende in cui vivere, in cui lavorare, però erano solo quello, non hanno nulla a che vedere con i campi di concentramento, nel senso il principio non era quello di sterminare le persone quanto quello di togliere dalla popolazione comune personaggi considerati criminali, che fossero criminali politici, letterati, scomodi o criminali in generale. Dicevo, non l'ho finito, però molto scorrevole, vi farò sapere alla fine del mese, penso di terminarlo, entro la fine del mese, quindi nel wrap up magari ve ne parlo un pochettino meglio e vi dico le mie impressioni, come va a finire la giornata di Shukov. Per ora è approvato. Spero che questo video vi sia piaciuto, sinceramente, è stato appunto, come vi dicevo, un po' un esperimento. Fatemelo sapere nei commenti, così nel caso posso farvene altri e iniziamo diversi libri insieme. Mi farebbe molto piacere. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, ditemi se l'avete letto nei commenti e se questa tipologia di video vi piace. Se volete supportare il canale, lasciate un pollice in su e iscrivetevi. Se volete farlo in modo attivo, c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro. Come sempre, io vi lascio i miei profili Instagram, Vinted e TikTok nell'info box e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!